9:16 di martedì 4 settembre, Corriere, nuovo Corriere Nazionale. Subito sopra la testata con CR7, cioè Ronaldo, l'Italia si attesta, speso oltre un miliardo. Il Festival del Medioevo, invece a Gubbio arrivano i barbari. Il titolo forte, capocronaca, oggi è Manovra, in azione la troica all'italiana e va in aiuto di Trier. Pronto bilancio cauto, cercasi sintesi con vice premier e poi sottosegreteria PD. L'ultima sfida, un far west botte da orbi e colpi proibiti. L'intervento Burioni, la ricetta dei Novax, paura più malafede, l'immunologo. Di Maio, Manovra, ecco i punti fermi. E l'editoriale Ponte, l'analisi, qui è l'analisi. Ponte, tante chiacchiere, Genova si farà valere da sola. Un attimo. Il sogno di Awas, l'egittologo più grande. Cambiamo subito pagina, andiamo sotto la pagina 3. Polveriera Libia, Salvini c'è dietro qualcuno. Scontri a Tripoli, 47 morti, 130 feriti. Scandalo, pedofilia, tutti i silenzi del Vaticano. L'appello di Francesco, la posizione di Ratzinger. Famiglia sterminata, arrestata figlia maggiore a Pordenone. Sotto ancora. C'è Fico, 18, Fico rilancia la polemica, dovevano sbarcare tutti e subito, migranti, il presidente della Camera non si deve parlare con la pancia. È più a sinistra del Movimento 5 Stelle, travolge i vicini con l'auto, in manette, a Catania. Di Maio, Manovra e tre punti fermi. Il reddito di cittadinanza non è dare soldi senza fare niente, è cosa diversa. E poi, scusate, il vice premier, le priorità, misure sul reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Vedremo. Il dice tutti buoni propositi, poi allo stato dei fatti si realizzeranno? Speriamo. Il disegno di legge Bonafede conterrà misure anticorruzione per anni. Questo governo cerca di ripristinare dei diritti sociali massacrati in questi anni dalla sinistra e poi la troica. Scusate. La troica in aiuto di Tria. Pronta una manovra cauta di concerto con l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea cercasi sintesi con il desiderata di Salvini e Di Maio, Sandro Roazzi. Poi ancora, PD mezzogiorno di fuoco. La corsa alla segreteria si trasforma in una rissa da salute, botte da orbi e colpi bassi. Renzi avrà un suo candidato. Zingaretti, schifezze sui social contro di me, non deve essere il congresso dell'odio, la vedo dura in questo senso. Sotto ancora, Genova si farà valere da sola, tante chiacchiere, tra difesa arrogante proclami, sciocchezza dire di rifare il ponte in 8 mesi, mi pare, solo Anas potrebbe avere le carte giuste, ma ne dubito, 8 mesi, ma volete scherzare. La ricetta dei Novax è paura più malafede. Burioni, il web legittima le bugie. Bisognava reagire. Ha ragione che il web in particolare, i social, scusatemi, ma è così. Purtroppo è così. Soprattutto nella salute è veramente drammatico. Viaggia la fake news, assolutamente. Trenitalia mantiene il brand Frecciarossa per ETR 700, sostituiranno i vecchi ETR 500, Ford il rilancio è salato, a casa in 24.000, addio anche a Mondeo. Starbucks arriva anche a Torino e cerca spazi, Starbucks, non so come si pronuncia, Starbucks forse, vabbè. E cerca spazi vicino all'Ateneo, la catena americana di caffè sfida l'espresso italiano. Bitcoin per il cappuccino, il progetto non esiste. La mia prima volta faccia a faccia con Tutankhamon, chi è che scrive? Vediamo, è Massimo Sbardella da Perugia. Questa settimana inizia una nuova campagna di scavi per cercare la sepoltura della regina Akhenaton. L'egittologo, eccolo qua, Zahi Awas racconta le sue scoperte, il suo sogno di trovare la tomba di Cleopatra. È convinto che non sia da cercare vicino al palazzo della grande regina, ma ad Alessandria. Andiamo avanti. Gli italiani, il popolo più affascinato dai misteri dell'antico Egitto. Ancora sotto, a Gubbio arrivano i barbari. Qui c'è Arnold Schwarzenegger quando interpretava il Conan il Barbaro. In occhiello, dal 26 settembre in Umbria al Festival del Medioevo, oltre 120 su un'epoca e la sua eredità.
scendiamo sotto, vediamo, ecco qua lo sport con CR7 Ronaldo, Cristiano Ronaldo 7, la maglia famosa che voleva indossare. L'Italia sedesta, spesa oltre il miliardo. Mercato, la grande A, la grande d'Europa con Juve, Roma e Milan. E poi va il nostro calcio adesso, lancia l'allarme straniere in campo, sono il 60%. Il caso CT Mancini, chiamo i giovani per poterli vedere. È tutto per il nuovo Corriere Nazionale di questa mattina, che è martedì 4 settembre 2018. Buona giornata da Ubrio Giornal TV da Marcello. Ciao.